Massimo De Ninis, allenatore del Vasso United. È arrivata un'entusiasmante vittoria in finale di Coppa Provincia per 3-0 contro un Casalanguida che ha dominato il campionato di terza categoria quest'anno. Avete vinto tutte le partite in questa competizione, un cammino perfetto. Diciamo che anche se ci siamo spostati non abbiamo risolto neanche. Sì, come hai detto tu, è stato un bel cammino, frutto di tutte vittorie, però poi si sa che le finali sono partite a sé, dove non sempre vince la più forte, non sempre vince chi ha meritato magari durante il campionato, quindi però oggi, senza presunzione, posso dire che oggi l'abbiamo meritata la vittoria. In campionato siete secondi, domenica riposo, poi le ultime partite che definiranno la vostra posizione finale in classifica. Cercherete di guadagnarvi la seconda categoria passando dai playoff? Siamo obbligati. Loro l'hanno vinta già da 2 settimane, quindi noi cercheremo di entrarci da una porta secondaria, però dobbiamo fare ancora 2 partite, tra l'altro l'ultima proprio con loro, che non credo che ci vengano a regalare i punti da Vasto. E niente, poi si sa, i playoff li dovremmo giocare in casa se non sbagliamo le ultime 2 partite e poi là vediamo un po' quello che succede. Dedicate questa coppa a qualcuno in particolare? Ma penso che io personalmente li dedico a loro, ai ragazzi, alla società, che sono stati perfetti da quando sono arrivato io, hanno lavorato in modo esemplare. E in più, come dicevo prima, lo dedichiamo anche alle nostre famiglie, perché comunque diciamo che un po' soffrono, non soffrono, però anche oggi, giornata del 25, comunque siamo lontano da casa e quindi un ringraziamento va anche a loro sicuramente.